Vi faccio vedere un attimo fuori, perché ragazzi abbiamo praticamente adesso il castello di livello 4. Quindi guardate un po' che figata. Guardate un po' che figata adesso il nostro castello, tutto pulito, tutto sistemato a livello massimo, con il fattore di aver reclutato già 100 personaggi di trama. Quindi già siamo a un ottimo livello. Non so quanti sono i personaggi precisi, in realtà dovrei controllarlo effettivamente, perché se poi devo fare un check per il finale dovrei effettivamente controllare quanti saranno, diciamo, i personaggi in totale, ma per il momento non mi pongo il problema perché sono sicuro di non essere nella parte finale. Siamo molto probabilmente nella parte centrale della storia dal punto di vista di trama, però dal punto di vista di completismo siamo ancora forse un poco più della metà. Non mi ricordo che se sono 108, forse sono anche di più. Sono forse anche di più. Dovrei controllare. Allora, aspettate un attimo, vediamo se effettivamente lo controlliamo insieme. Number. Ce ne sono 120. Ce ne sono 120 qui. C'è anche da dire che, a differenza degli altri Shuikoden, che appunto rappresentavano le 108 stele del destino, qui sono di più, però c'è anche da dire che alcuni sono estremamente facili da reclutare. Quindi diciamo che, bene o male, possiamo rispecchiare lo stesso numero fondamentalmente, però in questo caso sono 120. Mi ricordavo fossero più di 108 in realtà. Me la ricordavo questa cosa, addirittura mi ricordavo 150. Non mi ricordavo 150, ma dico una cazzata, perché sono 120. Quindi in totale 120 personaggi da poter reclutare all'interno, diciamo, del nostro comparto militare. Ovviamente ho fatto alcuni reclutamenti off camera, cioè ovviamente una numerata. Ho fatto comunque dei reclutamenti off camera, perché ovviamente voi sapete che cerco di alleggerire il più possibile le live, andando giusto di trama e cercando comunque di giocare al meglio per stare insieme, e poi le cose secondarie o comunque le cose che preferisco fare per conto mio le registro e verranno caricate comunque su YouTube con degli episodi speciali che racchiuderanno praticamente tutto ciò che c'è di secondario, e usciranno ovviamente di pari passo con le varie puntate che escono ogni giorno alle 17 sul canale YouTube. Quindi per chi ovviamente vuole guardarsi l'avventura dall'inizio può farlo, perché comunque ogni giorno esce un episodio alle 17. Allora, vi faccio vedere un attimo qualche reclutamento che abbiamo fatto off camera, se me li ricordo, ovviamente, perché poi dovrei anche ricordarmeli. Allora, ecco qua, uno dei reclutamenti che abbiamo fatto off camera è lui, perché è un lui, sembra una lei ma in realtà è un lui, si chiama Momo ed è uno stregone. E come potete vedere è anche molto molto forte, perché praticamente ha tutte le statistiche superiori al 200. Quindi guardate che mostro, anzi io quasi quasi la utilizzerei, lo utilizzerei, io a me viene da chiamarla col femminile, ma è un uomo, devo mettermi in testa che Momo è un uomo. Tra l'altro è quasi a livello 50 già, non so tra l'altro come cazzo sia possibile, ma è un mostro senza senso. È veramente un mostro incredibile. Poi abbiamo reclutato il dottor Cork, finalmente, che non è Cock, ma è Cork, ovvero il maestro dei Beyblade, che sono riuscito a reclutare. Pensavo di reclutarlo più tardi e invece si è reclutato praticamente subito. E poi abbiamo reclutato l'allieva del nostro samurai, ovvero Aoi, che è l'allieva di Yugo, che è il nostro samurai che abbiamo preso praticamente tanto tempo fa, che era uno dei miei main character e che ora purtroppo ha lasciato il posto a una delle mie waifu assolute, ovvero Reina, che è la mia waifu incredibile, super pazzesca. E poi vabbè, abbiamo il classico team, però effettivamente ora Milana la potrei togliere per il momento, perché voglio inserire Momo. C'è anche la voce comunque femminile da doppiato, e invece è un uomo. Vabbè, ok.
Tra l'altro ha già l'arma a livello 10, se non sbaglio. Ha già l'arma a livello 10? Ha già l'arma a livello 10? O sbaglio? Sì, ha già l'arma a livello 10. Mostruosa. Ah, che rune ha? Allora, la runa della magia, runa del fuoco, runa resistenza al sigillo delle lenti, resistenza al fuoco e runa dell'inferno. No, vabbè, ma ora telecambio. Sì, è un trap incredibile. No, ma telecambio ora ste rune. Aspettazione che abbiamo lasciato una situazione un po' particolare ieri. Quindi Periel e gli altri sono qui? Facciamo qualcosa. Ecco, già qua si sente un po' da trappino la voce. Ma lo spero anch'io, ma... Sei qui per aiutarci, Periel? Ma certo. Siamo qui per lottare assieme a voi e grazie al cielo ce l'abbiamo fatta giusto in tempo. Ah, ecco, forse ora recluto Yuma e Cassius in modo definitivo. Ho consigliato a sua maestà di restare a Euchiris, perché qua ci sarà la battaglia campale, penso. Sia tu che Yulin avete provato a dissuadermi. Ah, vero, c'è anche la cosa, la domestica. So che il mio contributo potrebbe non bastare, ma penso comunque di dover lottare con voi, simbolicamente, se così possiamo dire. Oh, esatto. Perfetto. Re di Euchiris. Cassius, che è anche lui reclutato. Ottimo. E mi fa reclutare anche Yui? No. Ringrazio sua maestà per la benevolenza mostrata. La sua presenza semplificherà il nostro prossimo passo. Però buono, loro due sono insieme. E quale sarebbe? Abbiamo convocato un incontro con Noristar e Kenan prima di affrontare l'impero. Abbiamo un'altra battaglia da vincere. Ecco che soffriamo di nuovo. Non volevi dire ecco che ci siamo di nuovo? Ecco che ci siamo a soffrire di nuovo. Perché ci sono i redivivi ancora nel mezzo. I dragonici! Siamo tutti qui, giusto? Quello è un altro personaggio, se non sbaglio. Sì. Valmauris. L'ultima volta che ci siamo riuniti così era per negoziare l'acquisto nosfariano con Aldric. Ma il mondo è un posto ben diverso adesso. E come vanno le cose con il duca? Generale Electra, mi aggiorni tu? Sì, maestà. Questa informazione è eccettiva dei servizi segreti del comandante Nowa dell'Alleanza e della valorosa guardiana Marisa. C'è una grossa possibilità che l'esercito imperiale occuperà Noristar passando dal valico di Corona Bianca nelle terre settentrionali di Aegan. L'Alleanza? Quindi hanno dato un nome a una marmaglia ribelle che ha tirato fuori dai guai Euchiris? Non so se questo è il modo migliore per... Giusto. È meglio dire che ci hanno salvati. Non saremmo riusciti a tenere a bada il nemico senza il loro aiuto. E lo stesso vale per voi. Minchia. Il Duca Aldric ha un enorme potere. Il suo esercito è così grande che neanche le nostre tre nazioni assieme potrebbero respingerlo. Ci serve la forza di tutte le nazioni della Lega e il comandante Nowa e l'Alleanza hanno dimostrato di essere capaci di radunare la gente. Il nostro castello ha dato il benvenuto ad alleati di ogni razza, dagli squali ai silvani. E io che pensavo che fosse la contessa Groom a escogitare dei piani banali. Grazie, Sua Altezza. Noa, giusto? Quella giovane donna non è molto brava a nascondere le sue ambizioni, ma qual è la tua causa? La mia causa? E proteggere più persone possibili. Molto, molto shonen questa roba. La tua visione del mondo è piuttosto semplicistica. Ho visto troppe cose in questa guerra. È troppa gente costretta a combatterla contro la propria volontà. Tutto ciò deve finire. Ci credo adesso più che mai. Un'ottima risposta, data con la passione tipica della gioventù. Ma questo giovane comandante farebbe bene a ricordare che da sola la passione non può vincere una guerra. O forse è proprio per questo che ci serve. Gli umani sono creature appassionate, più veloci a fare promesse che a rispettarle. Spero che manterrà la parola data. Forse Sua Altezza potrebbe spiegare l'assenza dell'esercito di Kenan. Arriverà prima o dopo la battaglia? Avevamo problemi più urgenti.
Prima della nostra partenza qualcuno ha dato fuoco a una serie di avamposti che stavamo usando per tenere rifornimenti per il nostro esercito. Siamo stati costretti a trasportare rifornimenti da avamposti lontani e per questo abbiamo perso tempo. È stato il Duca? Probabilmente, quel maledetto. Questa cosa è preoccupante. Se l'impero dovesse raggiungerci prima dell'esercito di Kenan, qualsiasi speranza di vincere verrebbe infranta. Ci stiamo muovendo il più velocemente possibile. E se non fosse abbastanza? Suka, che ti posso dire? E allora dovremmo rallentare l'impero. Che parole forti! C'è un piano? Se posso avere una mappa del valico di Corona Bianca, pianificherò tutto. Quindi questa alleanza può occuparsi di una missione di tale importanza. Può farlo e lo farà a sua altezza. E allora vediamo cosa può fare il vostro giovane leader. Mi sembra di capire che non ci sono obiezioni, comandante Nova. Ho imparato a non dubitare mai di te quando stai tramando qualcosa. Procediamo. Effettivamente si è dimostrato molto figo lui. Neanche molto intelligente. Sapevo che avremmo perso tempo a litigare su chi è il leader migliore. Il Duca Aldrich conosce i punti di pressione della Lega. E chissà cos'altro proverà a fare oltre ad attaccare le provviste di Kenan. Non so un bel niente su questo Aldrich, ma sembra un insopportabile idiota. Penso che noi due andremo veramente d'amore e d'accordo. Allora, qual è il piano per rallentarlo? Mi serve un po' di tempo per elaborarlo. Sei appena arrivato, quindi sarei stanco, comandante. Perché non ti riposi alla locanda? Dobbiamo andare da Maxime e aiutare i residenti a sistemarsi. Sì, sicuramente ne arriveranno altri nei prossimi giorni. Senti, non prendertela a male, ma sei sicuro di riuscire a elaborare questo piano in tempo, amico? Per forza. Oppure inizierò a maturare l'idea che potremmo perdere. Minchia. No, non si perde. Noi siamo i buoni. Ah, c'è la domestica, quella era? No. Merridge poteva almeno darmi un piccolo suggerimento su come rallentare i galdeani. Lo stratega sa proprio come provocare. Oddio, ma è veramente... Condizioni di formazione gruppo non soddisfatte. Perché? Ah, perché Marisa se n'è andata. Ah no, ok, pensavo che questa fosse... Ah, se n'è andata Marisa. Come mai se n'è andata? Vabbè sì, effettivamente ci sta perché sta sistemando, diciamo, la sua popolazione, però non pensavo abbandonasse addirittura il party. Dovremmo fare come ha detto Mary e riposare. Un timbro potrebbe addolcire l'affare? No, mi riposo e basta. Anche perché ora dovremmo andare, penso, sulla montagna poi, che mi serve come zona. Devo sbloccarla, c'è un reclutamento da fare. Chissà se Mary ha elaborato quel piano. Devo cercare di andare avanti il più possibile per sbloccare altre zone di... diciamo altre zone di esplorazione, perché così poi posso fare i reclutamenti a parte e posso non appesantire troppo poi le live. Quindi ci sta. Uè, Domo, buonasera. Allora, andiamo a vedere se è tutto pronto. Eccoci. Grazie per il tuo tempo, comandante Nova. Hai escogitato qualcosa? Credo di sì. Ma dovete per forza lavorare tutta la notte in questo modo. Dovreste avere più cura di voi stessi. Il capo è abbastanza severo, ma è interessante lavorare con lui. Parliamo dell'operazione. Iris? Come indica il suo nome, sul valico di Corona Bianca c'è sempre la neve. Ma fortunatamente per noi è anche soggetto a valanghe. E ne arriverà una presto? No, quindi ne causeremo una noi. Possiamo farlo? Abbiamo osservato con attenzione le mappe che ci sono state fornite per studiare la forma della cima della montagna. Abbiamo identificato tre posti in cui, con un'esplosione decente, potremmo causare delle valanghe controllate e ostacolare l'esercito imperiale. Ce ne servono tre? Sì, è l'unico modo per ottenere abbastanza volume da coprire il valico.
Di che tipo di esplosioni stiamo parlando? Magiche? No, ci servirebbero troppe persone per produrre una tale potenza. Useremo una tecnologia galdeana, le cariche runiche. Le ho già viste in azione e sono una bomba. Beh, in tutti i sensi. Cariche runiche? Se esistono, non ne sapevo nulla. Fidati, è meglio non essere nei paraggi quando esplodono. È un brutto ricordo per CJ. Ecco, questi sono tutti riferimenti al primo Eiyuden Chronicle, che adesso mi sta venendo voglia di giocare, anche solo per la trama. Sono degli esplosivi che venivano prodotti nella nostra struttura di ricerca. L'esplosione è creata dal potere delle lenti grezze. Non ero coinvolto in prima persona, ma ho sentito dire che lui le usava in segreto. Intendi il Duca? In realtà ha senso. Aldrich sta cercando di canalizzare il potere delle lenti runiche in armi impugnabili da chiunque. Queste cariche saranno uno di quei prodotti. Capisco il suo ragionamento. Il potere delle lenti runiche si basa su abilità individuali, quindi sono difficili da usare per scopi militari. E senza il Duca non avremmo il carro armato runico. Ma non ci sono scuse per ciò che sta facendo al laboratorio. Sono d'accordo, ha superato il limite. Quindi è questo il tipo di uomo che stiamo affrontando. Comunque le cariche sono abbastanza imprevedibili e possono essere prodotte solo in piccole quantità. Da quello che ho sentito, il loro utilizzo è stato approvato solo per le operazioni speciali. Per farla breve, io, Ivy e Codelle abbiamo provato a crearne qualcuna in base ai ricordi di Garu e degli altri. È necessario un tipo particolare di lente grezza, ma siamo riusciti a crearne abbastanza e posso garantire che sono potentissime. È un peccato che un'arma così potente non possa essere utilizzata sempre. Sarebbe difficile raccogliere abbastanza lenti grezze di quel tipo. Oh, un'altra cosa. Abbiamo costruito un anello di controllo che ci permetterà di attivare un'esplosione controllando la velocità della magia emessa dalla lente. Quindi il piano è posizionarle nei tre posti di cui parlavi prima? Ah, ecco, quindi ora posso andare nella montagna, penso. Sì, ma le esplosioni devono avvenire contemporaneamente. Dobbiamo finire velocemente, non sappiamo quando arriverà il nemico. Esatto, ed è per questo che chiederò al comandante Nuova, al tenente Seine e alla guardiana Marisa di guidare le tre squadre che posizioneranno le cariche. Per me va bene. Anche per me. Non saprei... Vuoi tirarti indietro? Sto scherzando, stavo giusto per offrirmi volontaria. Il capo dell'alleanza, un disertore imperiale e una delle guerriere migliori dei guardiani si uniscono per una missione rischiosa? Eh sì, siamo i protagonisti. Una pubblicità fantastica. Lady Periel? Niente, lascia stare. Allora, i tre capi delle squadre devono subito... Ah, forse devo fare tre team diversi? Noi vi seguiremo. Quando arrivate al valico, preparatevi a dividervi nelle vostre rispettive squadre. Se doveste perdervi, ricordate che il valico è a nord da qui. Diamoci una mossa, l'esercito imperiale potrebbe arrivare da un giorno all'altro. Nessuna obiezione. Ce la faremo. Molto bene, chi altro verrà? Ah no, siamo noi tre insieme allora, non siamo separati. O forse ci separeremo dopo effettivamente. Va bene, per ora facciamo così. Buona fortuna a tutti. Oddio, non so se mi devo separare o se... Minchia, c'è quella che lavora... Oddio, chi sono questi? È tutto a posto? Enric, il 90% delle nostre forze di spedizione organizzate si è radunato. Tra un paio di giorni saranno pronte per la marcia. Madonna, ma è fighissimo anche lui. Chi ci sta rallentando? Il generale Goldwyn? Corretto. Tuttavia, gli è stato dato un ordine formale da parte del trono, quindi tornerà in riga, nonostante i suoi tentativi di rallentarci. Ah, cosa spero di ottenere quell'idiota? Già. Non è una minaccia, e comunque abbiamo qualcosa di più importante di cui parlare. Ho recentemente scoperto che i nostri piani di attraversare il valico di Corona Bianca sono trapelati. Non importa, noi siamo già pronti, invece l'esercito di Kenan sta ancora cercando di raccogliere provviste. Ma c'è qualcos'altro di cui preoccuparsi. C'è un'imboscata in corso? Impossibile. I nostri perlustratori hanno verificato. Non ci sono luoghi in cui potersi nascondere, a prescindere dalle dimensioni del gruppo in questione. È vero. Tuttavia, c'è qualcuno di molto intelligente ad assistere alla Lega delle Nazioni.
Le guerre non vengono fatte da numeri, ma da personalità, da chi è determinato, saggio e fedele. Molta gente dichiara, falsamente secondo me, di possedere tale personalità, ma sono quei pochi che ce l'hanno davvero a metterti nei guai, anche quando sei in maggioranza. Parole sagge, Sua Grazia. Ma giuro che la mia fede e la mia lealtà sono fuori discussione. Però lui lo sa che c'è qualcuno che... Il valico di Corona Bianca è a nord di qui. Andiamo. Quindi questa missione dipende da noi tre? Spero solo che giocheremo tutti pulito. Cosa intendi dire? Non siete in competizione voi due? In realtà, quella volta in cui Essen ci siamo scontrati, mi ha sconfitto. La vittoria e la sconfitta sono distanti appena un soffio. Davvero? Interessante. Dobbiamo verificarlo qualche volta. Vabbè, ora penso che con il mio attacco... È vero che però in realtà non c'è... Cioè, nel senso... Chissà se questo dialogo in realtà sarebbe stato diverso se avessi vinto. Ma credo che comunque quel duello non l'avrei potuto vincere a prescindere. Cioè, non lo so, ho questa sensazione. Ho questa sensazione che non l'avrei potuto vincere. Allora, andiamo verso il valico. Eccolo qua. E finalmente possiamo passare. Oh, alleluia. Noi siamo pronti, comandante Nova. È stata una bella scalata. Mi dispiace se non siamo arrivati prima. Non importa, non abbiamo atteso molto. Quindi adesso ci dividiamo. Ah, ecco, vedi, ci dividiamo in tre squadre come avevamo deciso. Giusto. Se non ci sono obiezioni, comandante, mi piacerebbe far partire subito l'operazione. Sì. Va bene. Meglio farlo prima che arrivi l'esercito in... Anche se forse, se potevo aspettare, forse potevo girare liberamente. Non avranno idea di quello che sta accadendo. Non possiamo fallire. E l'unico modo per guadagnare tempo è permettere all'esercito di Kenan di arrivare a Noristar. Vi faccio vedere i posti in cui dovete posizionare le cariche. Iniziamo con la squadra di Segni. Voi posizionerete una carica sul crinale occidentale. Ho segnato la posizione esatta su questa mappa. È un po' come la battaglia con Luca Blight, dove devo fare tre team. Ecco, loro quattro saranno obbligatori. La accompagneremo noi, tenente. Che avventura sarebbe senza la squadra di Galdea, giusto? Sì, ce la faremo assieme, giusto, Sein? Grazie a tutti. Chi altro verrà? Vedi, loro sono obbligatori. Ah, vabbè, dai, però se loro sono obbligatori, in realtà, vedi, non sono messi male neanche loro. Allora, tecnicamente mi servirebbe qualcuno che curi. Il problema è che qualcuno che curi io non ce l'ho, forse. Oh, oddio, ci saresti tu in realtà. Allora, mettiamo Milana. La mettiamo qua. Pa-pa-pa. Ci saresti anche tu, però a te ti metto magari nel gruppo con cosa. Mettiamo Iago? Gli potrei mettere Iago, effettivamente. Ci sarebbe anche CJ, che non è male. E che però all'arma al 7 gli è rimasta. Tu. Va bene, dai, metto lui. Lui deve stare davanti. Lui deve stare davanti. E lui deve stare davanti. Quindi loro tre. Loro tre e poi loro tre. Come aiuto, chi mettiamo? Riduce la probabilità di incontrare nemici. Ah, lui non combatte Cassius addirittura. La cavalleria di Eucilis viene chiamata in carica danneggiando i nemici. Addirittura. Arcieri di Eucilis danno fuoco di copertura creando danni ai nemici.
Ripristina il 20% degli HP di gruppo al fine del combattimento. Aumenta il tasso di rilascio dei Begoma? Wow! Ecco, metto Rodi. Ok. Mi sa che siamo i primi ad andare. Fate attenzione. Già, e non cadete. Il primo gradino è abbastanza instabile. Ah, quindi devo comandare loro adesso? Ah, sì, vedi, sono scriptato con loro. E non posso andare dalle altre parti, vero? Sì, in realtà ci potrei andare, però... Vabbè. Concentriamoci. La mia best friend Milana. Ecco, qui c'è un bel forzieruccio. Sharp anti-cecità. Non mi piace. Quindi ci saranno nemici che mettono cecità? O ci sarà un boss addirittura che mette cecità? Qua invece c'è qualcosa da raccogliere? No, vero? No. E cala. Random. Aspetta, ma lui aveva l'anello... Ah, vero, perché è lui che ha l'anello del drop aumentato, se non sbaglio, vero? È infatti simbolo fortunato. Allora, lui mettiamo l'anticecità. Ecco, lui gli mettiamo questo, così liberiamo un po' di spazio nella borsa. Vedi, ci sono due valichi. E tra l'altro qui dovrebbe esserci un reclutamento anche, perché a me è apparso tramite la maga, cioè tramite l'incontro. Cioè, allucinante. Chissà se ci sono anche i boss a fine percorso. Non mi sorprenderebbe in realtà un boss per ogni team. Un po' come, ripeto, mi somiglia tanto questa parte, il combattimento con Luca Blight. Un po' tutti. Vediamo se qui c'è qualcos'altro da raccogliere. Vedi, c'è pelle, va bene. Ecco. Scarpe di viverna. Cazzo sono queste scarpe di viverna? Aumentano la probabilità di elusione. Ah. Carine. Quindi aumentano le schivate. Vabbè, qui non c'è nulla. Possiamo andare. Vabbè, giustamente ho il drop aumentato degli oggetti. Allora, siamo arrivati. Vediamo se c'è boss fight oppure no. Ma penso di no. In base alle istruzioni di Iris, questa dovrebbe essere la prima posizione. Ok, ma non è possibile proseguire da qui. Già, aspettiamo qui per un po'. Probabilmente Marisa sarà già in marcia. Credo di sì. Quindi lei è una guardiana, Scommetto che nulla può spaventarla. È una tipa da tenersi stretta, te lo dico io. Dimmi, Segni, non ti dispiacerebbe se mi mettessi a fare un po' di diplomazia internazionale, giusto? Oh, minchia, Valentine che inzuppa il biscottino. Diplomazia internazionale? Sì, capito. Cioè, forse... Sottotenente. Cosa? Non ho neanche parlato dei dettagli. Minchia, un po' di diplomazia. Adesso tocca a noi, giusto? Sì. Abbiamo completato la verifica del sito di detonazione. Potete procedere. Ah, sarà un'ottima opportunità per fare un po' di pratica. Quindi ora si recluta Wave. Vieni anche tu? Certo che sì. Pensi che sei venuto fin qui per lasciare a te tutto il divertimento? E poi sei stata fortunata. Qualsiasi missione con me in squadra è una passeggiata. E Ale, reclutato anche lui. Leader dei guardiani. Oddio, ma era lui che dovevo reclutare? Io mi sono rotto. Boh, vabbè, vediamo. Posso venire anch'io, ma... Certo. Ok, quindi loro due sono obbligatori. Qui, quando mi seguivi ovunque, mi chiamavi Wei Wei, ricordi? Quando la smetterai con questa storia? Chi altro verrà? Madonna, loro hanno già il party praticamente completo. Ah no, ok, solo loro sono obbligatori. Solo loro due.
Allora, minchia, 49. Livello 11, tra l'altro, la sua lama. Allora, vabbè, con lui effettivamente potrei fare il team... tutto Guardiani della Galassia. Potrei mettere anche Garu. Esatto, vedi, tutto il team dei Guardiani della Galassia. E mettiamo... E mettiamo lui come supporto. Allora, tu devi metterti davanti. Ecco qua. Voi siete tutti e tre lunga. E voi invece, va bene, M. Va bene, ok. Possiamo andare. Chissà se fanno l'attacco combinato. Bene, andiamo. Già. Finché ci saremo io e Lil, le altre squadre non avranno speranza. Non è una gara, Alwe. Bene, Marisa. Sto mandando la tua squadra al crinale orientale. Riesci a capire la mappa? Scansione della mappa e del terreno completato. Ho posizionato una tappa intermedia per il sito di detonazione. Perfetto. Muoviamoci. Ok. Pensavo addirittura a un boss a fine percorso, eh? Lo posso dire in tutta onestà che pensavo a un boss a fine percorso? Invece... Lin? Che ci fa Lin qua? Ehi, che coincidenza incontrare proprio te qui? Lin? Dovrei farti la stessa domanda. Sono felice che tu stia bene, Lin. Ehi, le rune sorridono sempre a questa ragazza fortunata. Già, lo so bene. Quindi, che fate qui? Cosa facciamo qui? Stiamo cercando di rallentare l'avanzata dell'esercito imperiale. Interessante, molto interessante. Avevo pensato che poteste essere nei guai. Ovviamente il mio intuito non si sbagliava. Mi sa che dovrò aiutarvi. Oddio! In parti! Grande stella! No, ma lei devo assolutamente usarla. La metto a posto di lei, che lei non mi piace tanto. Diamo il via allo spettacolo. E tanto lei è la sorella di Noah e neanche lo caga praticamente. Che bello viaggiare con te, Lin. Ma che plot twist incredibile. Ma qui ora però dove vado? Allora, prima andiamo di qua. Dove sei stato tutto questo tempo? L'antiquariato mi stava chiamando. Acqua santa magica. E ora riscendiamo da qua. E controlliamo se c'è qualcosa anche qui. Corno bestia leggendario. Sì, va bene. Ritorniamo un attimo qua. Vediamo se c'è qualche cosina, ma... Ah, vero che lei ha l'anello, quella per ridurre gli scontri, quindi in realtà possiamo girare un po' più liberamente col gruppo di Marisa. Quindi va bene. Il personaggio di Lin che combatte per la prima volta in party, allucinante. Che tra l'altro lei, madonna, lei mi sa di reclutamento quello speciale... Quando riesco a prendere tutti i personaggi, perché la profezia parla proprio di prendere il personaggio quando tutto è stato raccolto. Non vorrei chiedere la solita domanda, ma siamo arrivati? Scansiono il terreno e lo confronto con i dati della mia mappa. No, siamo solo a metà strada. Che succede, Marisa? Ti stai già flosciando? Eri sempre così vivace nel grande bosco, non sei abituata alle montagne? Non mi sto afflosciando, i guardiani non si afflosciano. Ma sì, devo dire che in effetti preferisco la foresta. È più facile percepire la vita intorno a te, capisci? Si dà alle chiacchiere per non dover continuare la scalata. Che furba. Non è vero. Forza, continuiamo. Bene, in base alle previsioni di Iris dovremmo essere il primo gruppo a raggiungere la posizione.
Certo, perché in realtà loro stanno facendo tutto in contemporanea, ma siamo noi che ovviamente stiamo ovviamente prendendo le redini, diciamo, di una squadra per volta, perché ovviamente dal punto di vista di gameplay devi necessariamente fare così. Oh, bracciale con opali, e vabbè, questo non mi interessa, però vabbè. Sai Marisa, questa avventura mi ricorda di quando ho incontrato te e Neil per la prima volta. Parli di quando l'abbiamo trovata dalle rovine runiche? La mia memoria contigua inizia dal momento in cui vi ho incontrate. È un ricordo davvero speciale. Infatti l'ho duplicato più volte. Ricordo quanto fossi sorpreso quando siete tornati al villaggio. Non avevo mai incontrato della gente così strana. Ehi, io non sono strana, se non contiamo il fatto che sono estremamente fortunata e privilegiata. E non mi piace che metti me e Lin nella stessa categoria. Che cosa? Razzismo? Un po' di razzismo? Vengono da tre posti completamente diversi, ma sono pappa e ciccia. Proprio così, eh? Dovremmo essere vicino al posto di cui ci ha parlato quella sensuale professoressa. Oh, adesso è addirittura sensuale? Indicizzazione del terreno. Qua si stanno formando le coppiette. Avvio scansione sonora. Stanno facendo le unioni diplomatiche. Sicuramente il posto è questo. Fantastico, adesso andiamo a posizionare quella carica runica. Ho posti da visitare, gente da incontrare. Sono una ragazza impegnata. Parti per un'altra avventura? Noah è molto preoccupato per te, lo sai, vero? Ah, andrà tutto bene. Io mi fido di lui e lui di me. Non è un problema. Posiziono la carica. La carica runica attiva in posizione. Ottimo. Un'altra missione completata. Quanto ho contribuito questa volta? 70%? Di più? Ecco, ti ha risposto lui. Che non sei cambiata per niente. Spero che anche Noah e Sein stiano avendo fortuna. A meno che il boss ora lo affronto con Noah. Potrebbe essere. Benissimo squadra, adesso tocca a noi. Forza Noah. Sai, quando siamo andati a esplorare le rovine con il ragazzino non avrei mai pensato che la situazione sarebbe peggiorata così tanto. Il mondo funziona in modi misteriosi. Puoi dirlo forte. Comunque, sono queste le cose che rendono la vita interessante. E dai, vuoi che Sein e Marisa ci battano? Muovi quelle gambe. Da quando questa è una competizione? Chi altro vuoi in squadra? Ovviamente loro devo portarli per forza. Va bene. E allora ovviamente mi porto Isha. E mi porto anche la mia amatissima Reina. Così con la scusa magari fate qualche livello anche voi, dai. Fate qualche livello. Tanto voi dovete stare davanti. Mica tu ancora la spada livello 3. Puttana Eva. Se c'è una boss fight sono fottuto praticamente, eh. Ve lo dico chiaro. Se c'è una boss fight qui sono completamente fottuto. Va bene che Noah è fortissimo e Reina è un mostro e Isha è un altro mostro, però minchia gli altri stanno completamente fetendo. No, aspetta, devo mettermi quella che mi fa correre più veloce. Ok. No, fammi cambiare il... Nessun problema, come ho già detto prima sei in buone mani. Ottime mani, anzi mani eccellenti. Beh, almeno sappiamo che lì hanno operativa. La costanza è la mia virtù. Costantemente adorabile, costantemente elegante, costantemente Lian. Ed è di questo che abbiamo paura. Beh, capitano, sei pronto a guidare la guardia un'altra volta? Sì, muoviamoci. No, fammi cambiare il personaggio. Ma se vado qua? Qua vedo qualcosa di interessante. No, niente, scherzo. No, ma se vado indietro posso parlare, c'è qualcuno. Ora possiamo andare. Oh, guarda che bello col turbo. Allora, facciamo prima così. Esattamente come avevo intenzione di giocare Reina.
ovvero tramite i perri praticamente. Quindi la metto in difesa. Runa della vetta del cecchino. Oddio, che è sta roba? Se sei in posizione di vantaggio, ottieni lo stato concentrato all'inizio della battaglia. Se sei in posizione di vantaggio, cioè che sono sovraelevato, per esempio. Scarsi come la fame. E quindi ora la posso giocare con i perri, praticamente. Cioè posso fare... Oddio! Posso fare i perri anche su Eiyuden. Che bellezza. Che poi tra l'altro mio è una delle waifu di sto gioco. Una delle primissime waifu, se non la primissima waifu del gioco. Un attimo, Lian. Non è questo il posto di cui parlava Iris? Il cosa? Attento, Nova! Un crepaccio davanti a te! Meno male che ricordo quello che ci siamo detti all'incontro. Ti eri decisamente dimenticata dell'incontro. Te l'ho solo fatto credere. Cavolo, non riusciremo mai a passare. Bisogna proprio ammirare l'esperienza di Iris. È riuscita a visualizzare questi ostacoli soltanto osservando la mappa del terreno. Ciò è la dimostrazione che le guerre non si affrontano solo con le spade. Sono d'accordo, non saremmo mai arrivati fin qui se non fosse stato per il contributo di tutti quanti. Mandiamo il segnale al tenente. Se è andato tutto bene, la sua squadra dovrebbe già essere in posizione. Oh, voglio farla io questa parte. Yodelai! Ehi, perché l'hai fatto? Stavi per urlare. Ti sbagli. Stavo per fare lo yodel. Qualsiasi rumore potrebbe scatenare una valanga, Lian. Userò la mia lente runica per mandare un segnale visivo. Ecco, signore, il segnale di nuovo. Li tengo d'occhio. Bene, Paul, preparati. Ci sono. Ok, vediamo. In base ai suoi calcoli... Ah, quindi forse devo proseguire ora. Ok, ecco. Ho confrontato i miei calcoli con la mappa di Iris e posizionato un segnale sul punto giusto. Possiamo andare. Adesso tocca al tenente. Giusto. È come se avessi già visto questa immagine. Ah, quindi ora mi fa cadere il masso e io... Ah, ecco, vedi? Incredibile, proprio dove ha detto lei. Quelli che stanno dietro le quinte sanno proprio quello che fanno. Non siamo tutti dietro le quinte in questa missione. Giusto? Mandiamo il secondo segnale a Sein. Ci penso io. Io... Ah, già, la valanga. Quindi ora loro possono proseguire. Ecco il secondo segnale, signore. La squadra di nuovo ora può passare. Primo obiettivo raggiunto. Adesso dobbiamo solo posizionare la carica runica. Giusto. Andiamo. Ah, vedi, quindi si struttura in diverse fasi. Vedi, infatti ora ho sbloccato. Ma lì mi sa che c'è una boss fight, eh. Quell'apertura lì, quella zona mi sembra tanto da arena, eh. Ho paura... Che ci sia veramente la boss fight. Io l'ho detto tanto per dire, ma avremo veramente 3 boss fight, mi sa. Non lo so. Ho questo sentore, questo presentimento. Stiamo avvicinando al sito di detonazione. Sì, il posto è questo. Adesso prendiamo la carica runica. Ho progettato l'anello di controllo. Codel si è occupato di raffinare la lente grezza e il sifone magico di Ivy ha creato il meccanismo regolatore. Ho letto la tesi di Codel quando vivevo nell'impero. Non avrei mai pensato di poterlo incontrare e addirittura collaborare con lui. E Ivy lavora con incredibile eleganza. Voglio dire, quel meccanismo è praticamente vivo. Ho veramente tanto da imparare. Sembra che Paul ha una nuova ragazza preferita. Meglio che tenga sotto controllo la sua passione prima che Sylvie si ingelosisca. Cosa? Ehi, no, le cose non stanno così. Che te ne pare, Sein? Non trovi che Paul sia completamente andato? No, non sono andato da nessuna parte. Forse sono la persona sbagliata a cui chiedere, ma penso che non ci sarebbe nulla di male se Paul si innamorasse di qualcuno. Cosa che non è successa? Smettiamole con le stupidaggini, ok? Adesso dobbiamo posizionare la carica e tornare indietro. Esattamente, grazie, sono d'accordo.
Eccoci qua. E anche oggi. Ok. Dovrebbe andare bene. L'anello di controllo farà in modo che le tre cariche esplodano nel momento stabilito. Sarà proprio uno spettacolo. Spero solo che anche Nova e Marisa ci siano riusciti. Sì, speriamo. Oddio, io quasi quasi l'avrei progettata la parte con tre boss fight ognuna per ogni party, quasi quasi, eh. Adesso che il crepaccio è stato riempito dovremmo riuscire a procedere. Confermi che sei sicuro? Non è che... capito? Scompariremo anche noi? Mi sembra che sia abbastanza sicuro. Comunque non fa male fare attenzione. Io possibilmente, non lo so, l'avrei fatta st'infamata dei tre boss in tutte e tre le zone. Anche per darti, diciamo, la sfida di livellare più personaggi. Però più che altro, cioè, più che boss veri e propri, nel senso con meccaniche, robe strane, eccetera, eccetera. Ah no, sì, qua ci sono stato. Avrei messo proprio, tipo, dei nemici di mappa un po' più forti con... Ah? Perché c'è un salvataggio qui? No, minchia. Perché c'è un salvataggio? Quanto manca per l'istituto di donazione? Lian, non siamo ancora arrivati? Sì, voglio dire, certo, voglio dire, credo di sì. Pensavo che fossimo in mani eccellenti. Attenzione, faccio questo lavoro da molto prima di te. Comunque, dove ho messo quella mappa? Che poi molto tempo, 2 giorni. Sono abbastanza sicuro che questo sia il posto giusto. Cosa? Mimi, te lo ricordi? Iris ha lasciato che dessi un'occhiata alla mappa prima che la prendessi tu. La signora sa come preparare un piano d'emergenza. Molto divertente. Noah, posiziona la carica e fa in fretta. Cavolo. Che facevate per divertirvi prima che arrivassi io? Fatto. Adesso dobbiamo solo aspettare il momento giusto e... Boom! I galdeani scopriranno che il valico di Corona Bianca non è molto valicabile. Se siamo fortunati torneranno a casa, in caso contrario guadagneremo un sacco di tempo. Mi piacerebbe pensare che sia così, ma il duca è un tipo astuto, quindi non c'è nulla di sicuro. Non sarà meglio tornare indietro, Nova? Già. Speriamo che anche Sein e Marisa siano riusciti nella missione. Non ho dubbi, stanno guidando entrambi delle squadre eccezionali. E già, certo, non possiamo essere gli unici a essere perfetti. Hai perfettamente ragione. Niente, Lian è la simpatica del gruppo. Qui non c'è nulla. Siamo soltanto per le persone importanti, per gli scontri importanti, eccetera. Forza, ci siamo quasi. Beh, è andata bene. Se funziona e riusciamo a rallentare l'impero... Oh, oh, oh. Allora i sospetti del mio maestro erano giusti. Minchia. Chi va là? Il re è in arrivo e i ratti sanno solo fuggire. È inaccettabile. Ah, una pedina di Aldric, ho capito. Era ovvio che mandasse qualcuno qui a controllare la situazione. Fate attenzione, questo non è il solito nemico. Ah, vuoi vedere che veramente ci sono le tre boss fight? Che ora mentre scendiamo di nuovo praticamente il monte incontriamo tutti i tenenti, i sottotenenti di... Lo penso anch'io, siamo nei guai. Adesso pentitevi con il sangue. Boss fight, veramente? Ma è lui da solo? Ah! Tra l'altro fighissimo lui. Ma perché i cattivi sono sempre così fighi? Perché sono sempre così fighi? Spero di poterlo shottare easy. Ma penso, cioè, con Noah penso di sì. Vai. Bello. Ed è uno.
No, ha attaccato lui. Ok, allora tu fai fendente qui, tu difendi e rispondi. Questa vuole 3 SP. Tu fai attacco. Tu... No, vabbè, bonus velocità non ne ho bisogno, sono già più veloce di tutti. No, attacca. Anzi, aspetta. Ecco, fai una bella pioggia sacra. Così mi dai anche i bonus. Questo attacco è bellissimo. Mi ricorda. Mi ricorda pioggia gentilezza su Shinkoten 2. Che è un attacco, appunto, che curava tutto il party tramite questa pioggia. Minchia, critico. Vai, Perry. Poffete. Vai, Perry. Poffete. Madonna mia. Quanto è bello giocare così. Con le strategie che funzionano come Dio comanda. Vai, Reina. Facci vedere quanto sei OP. Minchia, non l'ha... Vabbè. Non l'ha beccata. Ah, ok, finito l'incontro. Era soltanto un assaggio. È troppo forte. Ma se lo stavo dominando? Non potete ferirmi. Il mio spirito è forte come l'acciaio. La mia lealtà è inconfutabile. E questa... E questa è l'ultima cosa che ricorderete. No, wow. Chi è questo tipo? Il generale Heinrich? Un generale dell'impero? Mi sa che è in arrivo una bella lotta. No, non possiamo affrontare quest'uomo, dobbiamo scappare. Oh, grazie per la fiducia. Non è per questo che dobbiamo fuggire. Cosa intendi dire? Tic, 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 boom! Oh, oh. Tanto guarda che bello con le animazioni fatte... Cosa avete fatto? Veloci. Vi ucciderò, vermi. Oh, oh, ma l'abbiamo seppellito così? State tutti bene? La nostra squadra, sì. Anche la nostra. Anche noi. I guardiani non muoiono sulle montagne. Un attimo, dov'è Lin? Non è che... Lin era qui? Sta bene, se n'è andato un po' di tempo fa. Aveva cose da fare. Comunque preoccupante. Quindi hai riconosciuto quel tipo Ildi? È uno dei tipi di Aldric. Il duca gli ha concesso un posto tra i suoi ranghi, ma in cambio ha dovuto calmare una sommossa contadina. Di solito è uno tranquillo, finché qualcosa non lo fa arrabbiare. Ma davvero? Perché ho la sensazione che lo incontreremo di nuovo? La cosa importante adesso è che l'operazione sia andata bene. Dobbiamo sbrigarci e tornare ad Agrabah. Ottima idea. Abbiamo un vantaggio e dobbiamo usarlo. Dovete essere tutti fieri di quello che abbiamo ottenuto. Meglio tornare indietro, la vera battaglia ci attende.